avrei dovuto forse prepararmela un po' meglio comunque. volevo ricollegarmi alla questione della autonomizzazione del campo della letteratura come contrafforte, diciamo, a questa riduzione della letteratura merce, insomma, di cui aveva parlato la professoressa prima. E a me era venuto in mente, non so in quanto in maniera pertinente, un passo dell'Uomo a una dimensione di Marcuse che faceva riferimento proprio a un certo tipo, proprio si riferiva a livello contenutistico a un certo tipo di personaggi all'interno della letteratura che in qualche modo andavano a costituire delle esteriorità, diciamo, degli elementi di inconciliabilità rispetto a un ordine sociale, e poi alla fine e che quindi, diciamo, erano il contrassegno di questa coscienza infelice, diciamo, di questa inconciliabilità tra l'ideale e il dato in qualche modo. E poi Marcuse però andava, diciamo, a chiudere queste possibilità, insomma, di esteriorità, appunto, già in quel capitolo, quindi dichiarava chiusa. Quello che mi domandavo è, siccome la questione è stata posta, se ho capito bene, in termini di forma, cioè che questa resistenza si attua attraverso dei regimi di illeggibilità in qualche modo, mi domandavo se, siccome non, certo, questa contrafforte non può essere posto rispetto al contenuto, se oltre come forma non riguardi agli effetti, diciamo, un aspetto della pratica letteraria, no? E in questo mi veniva in mente molto, cioè più che l'oggetto libro in sé, che in qualche modo necessita un'entrata a livello, all'interno dei circuiti, diciamo, dell'editoria, del mercato, in qualche modo non sia più che altro una profanazione di alcuni dispositivi letterari che viene messa in atto in maniera più evenemenziale, più immanente. Ad esempio l'utilizzo che fanno molti autori postcoloniali, per così dirti, dei codici occidentali, insomma un'appropriazione che li svuota dall'interno, non so, la riscrittura di Césaire della Tempesta, Walcott chiusa le Terzine Dantesche, insomma, non so, ci sarebbero mille esempi, insomma, che sono un po', come dire, dei tornamenti, per dirlo in maniera situazionista, cioè delle cose che in qualche modo sono temporaneamente autonome dai regimi di controllo da parte del mercato e che però sono proprio temporanei di per sé. C'era un pezzo molto bello di Benjamin in Strada Senso Unico che diceva che una letteratura all'altezza di un momento, per così dire, rivoluzionario è qualcosa che è, come dire, esplosa in scritte sui muri, volantini, e cioè qualcosa di legato estremamente a un valore d'uso, insomma. E quindi c'è da domandarsi se questa esteriorità dal sistema generale in cui siamo immancabilmente inseriti non possa che essere, diciamo, un temporaneo appropriarsi, diciamo, di un uso che si può fare della letteratura, che il libro non sia come in quanto mezzo, diciamo, legato immancabilmente poi a un recupero da parte del mercato. Non so se è chiaro. Ha senso anche perché certo, sul finale delle cose che diceva lui, mi sembra che, non lo so, ragionavo sulle ultime cose che dicevate di Foucault. E sì, cioè da un certo punto di vista il panopticon è un potere imperante, cioè quello che non ti dà spazio, non ti dà possibilità di porti fuori dal campo. Dopodiché il rapporto, non per fare filologia, però il rapporto di Foucault con la letteratura è stato anche altro, cioè che è la declinazione quasi opposta di questo fatto, cioè la letteratura come grado zero, la possibilità di dire la follia, il suo rapporto col surrealismo, insomma, era su questo livello, cioè la possibilità di parlare dei silenzi che venivano nascosti nella storia, esclusi, emarginati e governati, ecco. Quindi da una parte c'è questa polarizzazione tra il potere e la letteratura come possibilità di espressione di ciò che invece il potere tende a gestire, a governare. Dall'altra però il rapporto della soggettività col potere è qualcosa lì anche di estremamente mobile, cioè il potere non si dà mai senza una resistenza, cioè quella resistenza sfugge continuamente, cioè nella volontà di sapere dice questo, la resistenza sfugge continuamente al potere, è una cosa estremamente mobile, quindi cioè, l'ordine del discorso della letteratura, cioè anche lì dentro penso che ci sia
la possibilità di immaginare la letteratura come una pratica, cioè come una continua rottura dell'ordine del discorso governamentale. C'è un campo di battaglia per Foucault, anche la letteratura, cioè quelle contraddizioni di cui parlavamo prima fanno estremamente parte del soggetto da un lato e del rapporto col capitale dall'altro. Quindi cioè, non si dà mai un fuori totale, ma si dà sempre un rapporto di forze. E quindi cioè, dentro il romanzo cioè, il romanzo non può più essere il flaneur, cioè il romanziere non può più essere il flaneur, quello che insomma, guarda dall'esterno. Anche in questo senso dicevo mi sembra più collegabile alla pratica dei postcoloniali che trovano dentro il romanzo il conflitto, il continuo conflitto tra il silenzio, il non detto e invece il linguaggio del potere, piuttosto che una posizione come quella di Benjamin, che è, insomma, c'ha un po' di sapore dialettico, cioè il fatto che comunque c'è un'opposizione sempre netta tra il fuori e il dentro, anche se stai dentro lo stesso campo, cioè ti ritagli delle parti da giocare immediatamente contro il potere, però non c'è mai quella commistione, non so, e su questo mi sembra che il ragionamento di Jameson insomma, sia poi la parte negativa, cioè non c'è più spazio totalmente. Quindi ecco, riscoprire un po' dentro la letteratura la possibilità di intenderla come una pratica. Sì, in un certo senso mi ricollegavo a quello che diceva lui a proposito di Foucault, e soprattutto invitava a riflettere tra le distinzioni che vanno fatte anche all'interno della stessa carriera, dello stesso pensiero di Foucault, ovvero tra il Foucault del panottico, quindi sorvegliare e punire, al Foucault che invece viene dopo, la volontà di sapere, quindi il Foucault della fine degli anni 70 e soprattutto il Foucault dei primi anni 80, ovvero dei corsi al Collège de France, in cui a un certo punto arriva a sostenere l'idea di un soggetto non più soltanto governato dall'esterno e quindi un soggetto governato scisso tra soggetto cartesiano, soggetto folle, ma anche un soggetto che si autogoverna, un soggetto che emerge come, in un certo senso, strategico, un soggetto che fa della propria vita una lettura strategica, un uso della un'arte quasi della soggettività. Quindi in questo io credo che la distinzione, l'opposizione tra Bourdieu e Foucault sia forse meno netta, soprattutto per esempio nel libro di Bourdieu, uno dei più importanti, credo insieme alla regola dell'arte, in cui parla della distinzione del ruolo sociale, credo che si avvicini molto a questo concetto di Foucault e soprattutto a vedere la vita come una tecnica, come un'estetica dell'esistenza. In questo la letteratura risponde in un certo senso a questo discorso fatto da Foucault, non soltanto per quanto riguarda i postcoloniali, quindi riappropriarsi della parola, il subalterno che parla, ma anche dal punto di vista proprio personale, ovvero di un soggetto che comunque prende la parola, di un soggetto che si costituisce, di un soggetto che lavora dall'interno quelle regole che in un certo senso vengono invece imposte dall'esterno. Quindi è nella pratica della scrittura, nella pratica discorsiva, che un soggetto in un certo senso si gioca la propria relazione di potere, strategicamente lavora con la scrittura. Quindi questo credo sia molto importante, emerge per esempio nel suo Pierre Riviere o Hercule Barbet, in cui a un certo punto fa vedere come delle forme di scrittura riescono a emergere proprio archeologicamente, cioè si può parlare del folle, si può parlare della normale anche in un altro modo, e soprattutto si può farlo in prima persona, quindi non c'è soltanto un potere, qualcuno dall'esterno che parla su qualcuno che vive una situazione dall'interno, ma anche dall'interno si può prendere la parola. Quindi credo che questa sia la grande lezione in un certo senso di Foucault, ma anche di Bourdieu, e questo è il senso un po' del discorso tra letteratura e politica, quindi un uso politico dell'esistenza e del proprio racconto dell'esistenza. Io volevo dire solo due cose poi rispetto a quello che è stato detto, cioè che è molto difficile fare delle diagnosi sul presente, no? Io sono passato, ma sul presente poi è proprio un casino, cioè non è molto difficile dire che cosa sta succedendo, no? Però io ci sono due aspetti che registro, diciamo, a cui penso spesso. Sono d'accordo, il mio riferimento al panottico era un riferimento alla Vulgata, diciamo così, cioè c'è in qualche modo un Foucault
che è interpretato come, no, Foucault, secondo il quale non c'è spazio fuori dal discorso del potere, ma sicuramente, come gli interventi hanno mostrato, questa è in qualche modo appunto una vulgata, una sorta di banalizzazione che sicuramente non tiene conto di Foucault e non tiene conto del suo rapporto con la letteratura e anche su una, vuol dire, riflessione che poi lui ha fatto ulteriore, diciamo, sul soggetto, anche se quel Foucault lì della vulgata è esistito, non vorrei sottolineare, esistito e ha scritto, però a parte questo, no? Diciamo, io vedo due cose che mi colpiscono. Da una parte, dunque, rispetto a una innegabile caduta dell'azione politica, almeno in Italia, la letteratura, anche la brutta letteratura, perché vorrei anche dire che secondo me esiste anche una brutta letteratura, cioè una letteratura che a me non piace e che io non trovo una letteratura interessante, così, però anche la brutta letteratura secondo me negli ultimi 10 anni ha assunto su di sé delle funzioni che la politica ha lasciato vacante in qualche modo. Secondo me questo è successo nella letteratura italiana, per esempio, non so, penso a tutta la produzione letteraria sul lavoro della letteratura italiana contemporanea. La letteratura italiana contemporanea ha scritto molto sul lavoro, sulle condizioni di lavoro, sul precariato, sulla fabbrica, sulla morte della fabbrica, sul lavoro, su questo tema, diciamo, in varie forme, da romanzi come La dismissione di Ermanno Rea a Silvia Vallone Acciaio, mi chiamo Roberta e guadagno 500, quanto guadagnava Roberta? Non mi dico poco comunque, molto, guadagnava molto poco, mi chiamo Roberta e guadagno poco, eccetera, eccetera. Cioè, per esempio, su questo problema, che è un tema rispetto al quale la politica non riesce più a dire niente, non riesce più ad avere, a rappresentare nessuno, un pochino al CGL, ma insomma con una proprio posizione, come dire, di no, una guerra di posizione, direi, non so, poco più di questo, insomma, non riesce a prenderla in mano il problema, non è. Cioè, lì la letteratura trova in qualche modo uno spazio e assume su di sé un ruolo che è, come dire, che è strano, perché non lo fa producendo necessariamente della bella, non voglio dire buona, che è una brutta parola, ma della bella letteratura, però non della letteratura che a me piaccia. Spesso non la trovo interessante, la trovo documentaristica in maniera molto povera, però, come dire, ha una funzione politica, perché raccoglie, occupa una casamatta in qualche modo, occupa un po', insomma, una casamatta è una parola grossa, insomma, occupa un posto che e allora, non so, mi chiedo che significato abbia questo e come a questo si collega un altro problema che si poi chiama in causa Jameson, che è un problema di sociologia della letteratura, credo oggi ineludibile per chiunque si occupi di letteratura, cioè i meccanismi dell'industria culturale oggi e dell'industria editoriale oggi, cioè conoscere questi meccanismi che stanno diventando sempre più tremendi. Io sono molto convinta, vengo da una conversazione di ieri di un'ora con un mio amico editore che mi ha raccontato varie cose che mi hanno lasciato, cioè come nasce, soprattutto come muore un libro, diciamo, e come sta diventando l'industria culturale oggi e come l'industria editoriale seleziona i testi, costruisce il gusto, costruisce la letteratura in qualche modo, che nella sua materialità, nella sua leggibilità, nel senso della sua accessibilità come dominio, ecco, volevo mettere in gioco questi due elementi che mi sembrano importanti anche rispetto appunto al ruolo dell'intellettuale. Rispetto a quello che dicevi su De Lillo. Sì, no, certo. No, intanto due cose, appunto, alcuni degli interventi appunto insistevano su questa sorta di lavoro dall'interno, appunto, visto che
forse abbiamo appurato che non è possibile stare fuori. In questo sta anche, forse è il discorso iniziale che si è donato, cioè qualunque approccio e qualunque presa di parola è automaticamente politica, nel senso che siamo, cioè questa è un'acquisizione per esempio anche negli studi letterari che ormai è, come dire, incontestabile, cioè qualunque atto di discorso è posizionato, no beh, diciamo, dovrebbe. Io ci andrei con i piedi di piombo. In questo sono ottimista. No, diciamo, sì, passo dal pessimismo all'ottimismo senza passare da lì. No, che appunto è tutto situato. Diciamo questa logica del lavorare dall'interno e lavorare sulla forma, sulle strutture linguistiche è direi fondamentale, è lo spazio di intervento. Per esempio appunto De Lillo, per tornare al caso che facevo, è esattamente collocato in quella posizione, cioè non è che si mette a fare proclami, a esporre tesi politiche, a supportare una tesi. Lui lavora sul linguaggio, lavora sulle strutture formali. Per esempio Libera è un libro secondo me interessantissimo e, come dire, paragonato rispetto, diciamo, messo in confronto a tante produzioni apparentemente simili in Italia, insomma, visto che poi in questo non ci facciamo mancare nulla quanto a casi irrisolti, segreti di Stato e così via, complotti possibili. Beh, in quel caso De Lillo fa un'operazione molto raffinata, primariamente a livello costruttivo, cioè non è che ci dice, lui parla spesso di controstorie, lo fa anche in Underworld, in Libera c'è questo famoso aforisma spesso citato che dice la storia è la somma totale di ciò che non ci hanno raccontato, e quindi avallando questa, insomma, questa cosa tipica poi di quegli anni. Però non è che ci dice, allora adesso arrivo io che sono romanziere controculturale, impegnato, un po' terrorista o cattivo cittadino, e vi dico come sono andate le cose, non è vero quello che va raccontato il governo. È una cosa molto più sofisticata, fa un montaggio di materiale, un montaggio di prospettive, crea dei personaggi mescolandoli a quelli storici e ci mostra che alla fine poi i conti non tornano, che insomma questa trama, questa ragnatela non, alla fine non quaglia. L'altra cosa che volevo dire era, mi viene in mente prima, insomma, dai vari discorsi, era esattamente quella, cioè quanto, è banale dirlo, ma quanto sempre più, almeno dalla percezione che possiamo avere anche noi, appunto l'industria editoriale soprattutto plasma dei modelli. E per esempio, visto che prima si parlava di della stagione modernista, che sicuramente ha avuto i suoi eccessi, io non è che poi vada veramente matto per la letteratura illeggibile, tutt'altro, però adesso c'è stata una, secondo me, una rimozione quasi completa di tutta quella stagione. C'è una paura folle della parola sperimentale, cioè l'idea che appunto uno scrittore possa proporre a un editore un testo vagamente, ma non dico Beckett o chi per lui, ma vagamente è qualcosa di assolutamente terrorizzante. Quindi interviene l'editor di turno che, come dire, rende il pregio leggibile, cioè c'è un bisogno di la leggibilità è un valore positivo, ma sta diventando qualcosa di terribilmente ideologico, credo, perché chiaramente la narrazione di cui tanto si parla posso dirlo, dai, per pubblicare un libro su questo, la narrazione, che è una cosa meravigliosa, è un potere cognitivo eccetera eccetera, nasconde anche un, come dire, un retroscena ideologico, perché la narrazione può imporre dei modelli di interpretazione del mondo. No, questo, scusa, aggiungo solo una cosa, chiudiamo il microfono. No, si stiamo monopolizzando. No, questo questo che dicevi tu sulle strutture formali, su qual è, diciamo, appunto questa sorta di ritorno all'ordine che viene, che si sente oggi anche nelle cose che vengono scritte, e diciamole, per esempio, che è fortissimo questa rimozione e questo ritorno all'ordine in New Italian Epic. Cioè New Italian Epic è un manifesto in cui traspare una sorta di desiderio di ritrovare a tutti i costi una fiducia innocente nel potere mitico della parola, che mi lascia molto perplessa, diciamo, perché io al potere mitico della parola innocente non ci credo, e penso che sono contenta di non crederci, cioè una delle poche cose in questa fase della vita in cui sono contenta è questa. No. E quindi penso che sia un po' pericoloso, diciamo,
E per esempio appunto in New Italian Epic mi ha colpito perché c'è una sorta di salto dal frastagliato postmoderno in cui c'era di tutto, di più, così, poi si arriva al romanzo storico dell'Ottocento, adesso dico nella letteratura italiana, come se Gadda, Svevo, non dicono fossero mai esistiti, ma insomma, ecco, come se quella che a un certo punto credevamo fosse una rivoluzione sia stato in realtà un incidente di percorso, dopo il quale poi non... Ecco, penso che su questo sia importante riflettere, perché se penso a un valore della letteratura, per me, francamente, sarà un po' forse vieux, però per me è questo. Cioè, ed è proprio un valore che sta anche nella sua ambiguità ideologica. Cioè, prima parlavo del lavoro. Cioè, secondo me, uno dei più bei libri sull'alienazione è Memoriale di Volpone. E Memoriale di Volpone è un libro di un'ambiguità ideologica fortissima. Uno dei più bei libri sulla tecnica è La chiave a stella di Primo Levi. E La chiave a stella di Primo Levi è un altro libro di un'ambiguità ideologica enorme, enorme. Mi spiego, cioè proprio qui la misuri, questa esaltazione del lavoro ben fatto, l'operaio che non lavora più in fabbrica e che è diventato montatore autonomo, l'esaltazione della capacità manuale come un valore, come dire, ci sono dietro delle ambiguità appunto rispetto al capitale, la divisione del lavoro, il problema enorme, ma credo che lo spazio della letteratura sia proprio questo, secondo me, non quello dei proclami, né, come dire, di un'idea di trasparenza che mi lascia molto 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 perplessa. No, sul New Italian Epic, per il fatto che conosco veramente poco il testo, però credo che ci sia anche un problema di legame che non è solo dei romanzi presi in considerazione in New Italian Epic, non è solo del romanzo italiano, ma c'è il romanzo come si sta dando in questo momento in giro per il mondo dialoga molto di più con le forme dell'Ottocento che con le forme che si sono date nel Novecento. Questa è proprio è un dato di fatto che è dentro. Infatti è uno dei problemi, secondo me, della forma della letteratura, perché volevo dire un paio di cose che su cui stiamo ragionando anche come Bartby, letteratura o il macro insieme di cultura. In questo momento, allora, riprendendo un po' i fili del discorso, prima si è detto che il modernismo era anche una forma di resistere alla forma merce. Ecco, però in questo momento non esiste una forma di cultura che non sia merce, ma proprio non ho mai ricevuto una forma culturale che non sia merce, se non in rari casi o spazi. E questo, ogni volta che apriamo anche le pagine del giornale, mi riferisco proprio anche a quelle riferite a Bologna, dove la cultura è uno dei temi principali di cui si parla, va tenuto conto. Cioè noi spesso nel momento in cui si dice la cultura va salvata, la cultura è un bene comune, ecco, io non sono molto a favore di queste formule, perché scontiamo il fatto che la cultura è una merce. Dire che una merce è un bene comune mi mette se non altro qualche problema. Da questo punto di vista, secondo me, scontiamo anche una arretratezza che credo ci derivi dal berlusconismo sullo studio di come si dà l'industria culturale. Cioè noi quando diciamo cultura, la maggior parte dei casi non ce ne rendiamo conto, ma diciamo industria culturale, perché sono queste le forme con cui ci arriva. Ma è talmente evidente che l'università stessa è diventata una forma di merce, e questo dà una serie di business, tant'è vero che in certi casi si ragiona come nelle aziende, ci deve essere il pareggio di bilancio in certi casi in università o verso quelle o in quella direzione si sta andando. Il fatto che la cultura sia così connotata, come dico cultura, ma appunto ci possiamo sempre riferire alla letteratura e all'interpretazione, ma anche su quello ci arrivo, dà dei problemi
abbastanza evidenti. Perché è un problema questo? Perché c'è un problema di accesso alla cultura, accesso in questo caso alla merce, accesso all'università, accesso alla, banalmente ai libri. Una nuova edizione prima costa sui 15-20 euro. Seconda cosa, le forme della cultura. Prima si citava l'esempio dell'editoria. Bene, io sono contentissimo che in questo momento ci siano tantissimi romanzi storici, studio quello, mi fa molto piacere. Però è un problema il fatto che il mercato editoriale si sia imposto in maniera tale che agli autori si spinge affinché facciano romanzi storici, facciano romanzi sulla memoria. Questo è un grandissimo problema sulle forme. Credo che è uno dei problemi per cui la letteratura oggi maggiormente si riferisce alla letteratura dell'Ottocento. Derivi anche da questa forma dell'editoria culturale. Terzo elemento, anche a livello di contenuti, il fatto che la cultura sia diventata merce, la letteratura sia diventata merce, ha dei riflessi anche su quelli che sono i contenuti. Qualche tempo fa Giuliana Benvenuti diceva quasi a provocazione: forse non è un caso che la maggior parte dei romanzi tra virgolette postcoloniali italiani che hanno avuto maggiore eco sono quelli che favoriscono il dialogo fra le culture o qualcosa che ponga in secondo piano il conflitto, che comunque lo risolva. Da questo punto di vista, secondo me, prima si parlava delle resistenze, e la resistenza, secondo me, è giusto collocarla di volta in volta in ciascuno di questi tre elementi, cioè l'accesso, le forme e i contenuti. Se il modernismo era stato un modo in cui sui contenuti, sulle forme si era molto rotto rispetto al passato, parlare di romanzo storico invece era un ragionamento a livello di contenuti che emergeva, cioè rompeva dei tabù e rompeva delle sorte di diktat. Penso alla letteratura per esempio spagnola, dove parlare a livello contenutistico di cos'è stato il franchismo, cos'è stato il regime, era effettivamente qualcosa di sovversivo. Il problema è che ogni volta questa cosa viene normalizzata o riassorbita. Questi problemi, secondo me, ce li ha anche l'interpretazione. Il fatto che la riforma universitaria per certe cose aggreghi o comunque disciplini i saperi, aggreghi nel senso proprio della struttura, le scuole che sono delle forme di aggregazione degli antichi dipartimenti, alcune cose che vengono non riassorbite, però viene cambiato il modello di gestione sempre ovviamente dall'alto, e la struttura dei saperi in questo modo subisce una qualche scossone. Questo, secondo me, a scala, a effetto domino, avrà sicuramente una conseguenza su quella che è l'interpretazione, che era il motivo, in realtà era il motivo principe da cui siamo, l'elemento principe da cui siamo partiti per pensare questa lezione. Su Bourdieu e Jameson, che credo sia abbastanza bello come contrapposizione, diciamo che Jameson, è vero, crea tutto il mondo totalizzante. Bourdieu ti lascia un modo per respirare, molto vero, nel senso che a un certo punto, come la si fa la resistenza nel campo in cui cerchi di agire, cerchi di collocarti, e però non dimentichi. Infatti l'unione dei due probabilmente è cercare di collocarsi, ma senza dimenticare il grande circolo di Jameson, altrimenti appunto c'è il circolo degli intellettuali che cercano di spostare qualcosa e dimenticando tutto il resto. Allora, io stavo pensando che in realtà prima di parlare di letteratura e politica si dovrebbe un po' ridiscutere proprio della funzione della lettura in questo periodo storico, perché mi sono accorta che tante persone, pur frequentando l'università, non si accorge che ci sono tante altre cose, a parte quelle proposte poi da questi organi istituzionali della cultura,
che effettivamente poi sono diventati qualcosa di sterile, vuoto, non c'è più spazio per la condivisione, per un colloquio con un professore. Sono tutte cose che secondo me fanno dell'università un qualcosa che non ha più un valore, non ha più un valore di confronto, e anche la lettura in sé, perché vedo che tante persone leggono ma non capiscono quello che leggono, e allo stesso modo tante persone si iscrivono all'università non perché hanno voglia di sapere, di leggere o di crearsi un altro punto di vista che è diverso da quello che ci hanno trasmesso fino ad ora, ma è un qualcosa che, come posso dire, cioè ci si iscrive all'università ormai perché si vuole fare un lavoro un po' meglio rispetto all'operaio, per esempio, e mi sembra che anche in questo senso molti docenti non stanno tentando di trasmettere questo amore per la cultura, questo amore per la lettura, e di conseguenza la trasmissione delle idee di chi scrive è limitata, perché tante persone leggono delle cose che poi effettivamente sono romanzetti da quattro soldi, come posso dire, non hanno un valore culturale, non hanno un valore ideologico, non trasmettono niente, non trasmettono emozioni. Quindi per questo secondo me si deve prima di tutto ripensare un po' al valore della lettura e del confronto tra persone prima di parlare di politica. Grazie. Sì, salve. Allora, io ho incontrato da poco Žižek, da pochissimo, e quindi non so se ho capito bene il suo discorso, però mi ha molto colpito quando prima la professoressa parlava della naturalizzazione, nel senso che appunto si dà per scontato che strutture che ci sono state imposte in realtà poi potrebbero non essere quelle giuste, o comunque non quelle assolutamente assolute, nel senso che possiamo comunque cambiarle. Ora, quello che io ho capito sempre, poi può darsi sicuramente, filosofi se ci sono mi diranno che ho sbagliato, e ci sono, cioè il fatto che lui rivendica l'ideologia non come posto, quindi morta, ma come ancora strisciante, e quasi più pericolosa il fatto che sia strisciante, perché noi la diamo per morta e non ci accorgiamo che ci aggredisce alle spalle, tra virgolette. Quindi tutto questo io lo vorrei collegare a un discorso di un articolo che ho letto in una rivista argentina che mi è piaciuto moltissimo, rivista che ho visto su internet perché ho un collega che ci scrive, che parla delle giustificazioni della ricerca accademica, che è una cosa che a me interessa moltissimo perché nessuno ne parla, e naturalmente... Che senso giustificazioni? Le giustificazioni nel senso che lui in questo articolo parla del fatto che, soprattutto in ambito umanistico, non vengono date abbastanza giustificazioni per i lavori intrapresi, cioè mentre per un... lui fa un esempio che è molto bello e esplicativo. Mentre un medico, un chirurgo, quando deve operare una persona deve dare delle giustificazioni che non siano giustificazioni della serie ok, io sono un sadico, mi piace aprire le persone e quindi voglio vedere il sangue, oppure va usata ogni tanto la sala operatoria quindi dobbiamo usarla, ma deve dare delle giustificazioni scientifiche sulle sue basi, sia di esperienza sia di esperienza istituzionalizzata, nel senso ok, devo operare, devo aprire questa persona per questi e questi altri motivi. Allo stesso tempo, cioè, no, allo stesso tempo, nel senso che nella ricerca accademica queste giustificazioni a volte non vengono nel campo umanistico soprattutto, cioè magari ok, io faccio una tesi o un dottorato su Shakespeare, non c'è bisogno di spiegare perché studio Shakespeare. Shakespeare è un genio, è bello leggerlo, mi piace, ecco, quel mi piace è una cosa che dovrebbe essere una, secondo me, poi anche se forse secondo altri, dovrebbe essere eliminata dalle giustificazioni di ricerca, nel senso che la ricerca deve avere uno scopo come ha uno scopo la politica alla fine, cioè io propongo un programma politico per arrivare a uno scopo, per in questo caso ok, le primarie, superare la crisi, come facciamo, come non facciamo, però in ogni caso deve esserci una giustificazione. Ora, questo per quanto riguarda la ricerca accademica umanistica, però per quanto riguarda la letteratura, quindi la sfera artistica, che di solito è quella dell'ispirazione,
queste giustificazioni, che poi sono giustificazioni sempre politiche, ci sono, non ci sono, cioè, lei parlava di De Lillo e lì sono molto chiare, anche se lui poi utilizza i sistemi che implicitamente o esplicitamente critica. Comunque, nell'ambito proprio di letteratura, cioè artistica, ma letteratura in particolare, non credete anche voi che dovrebbe esserci delle giustificazioni molto più politiche in questo senso? Che tanto so capire. Quando parlavate di studiare l'industria editoriale, io mi chiedevo. Praticamente, quanto si avvicina a quello che dicevate voi, il lavoro fatto per esempio da un André Lefebvre sulla costruzione della fama letteraria o qualcosa del genere, ormai tra l'altro libro uscito tra Dottor, sono poi nel 98, andato fuori catalogo abbastanza presto, cioè i due studi, i due consigli sono abbastanza vicini o cioè lo studio che consigliate di fare è lo studio che ho nominato, semplicemente uno fra chissà quanti, cioè c'è dei tratti di similitudine, delle tangenze, eccetera, eccetera. Sì, sulla costruzione della fama letteraria, la storia di traduzioni, chissà quant'altro. Non lo conosco. Io volevo parlare un po' del ruolo dello scrittore nella società di oggi, perché alla fine secondo me uno scrittore, cioè molti scrittori si limitano a fare un'opera di denuncia indirizzandola tra l'altro a dei lettori che sono già parzialmente consapevoli. Quindi io volevo sapere, c'è qualcosa di più attivo che può fare uno scrittore oggi? O può scrivere? No, non sì, oltre, battuta, eh? Oltre diciamo a raccontarci, cioè, quel che non siamo, quel che non vogliamo. Oltre che a denunciare quello che non va bene, può fare altro per migliorare la società? Spero di aprire l'ultima parentesi prima di lasciarvi il tempo di rispondere. Perché alla parola naturalizzazione mi era venuta in mente un'altra cosa, forse staccata un po' dal suo senso primario. Naturalizzazione proprio come ritorno allo stato di natura, mi spiego. Ultimamente ho avuto modo di leggere Thoreau, Wild and Novità nei boschi, che sostanzialmente c'è la sintesi dell'intellettuale che si stacca, che percepisce il sistema che non funziona e il suo unico modo, l'unico mezzo che trova per resistenza, per fare resistenza attiva a tutto questo è staccandosene completamente e fare appunto, cioè rifondare da capo un nuovo modello economico. Quindi diciamo, cioè legittimando il lavoro, quello con la L maiuscola, il lavoro quello staccato da un sistema eppure cioè di valore ben più alto, puro in una gradazione massima. D'altro canto mi chiedo appunto, cioè come possa conciliarsi tutto quello che abbiamo detto con quest'altro modello qui, quindi l'intellettuale che dovrebbe essere consapevole del modello politico che ha intorno, dovrebbe esserne parte attiva, e mi chiedo se non sia però solo quella l'unica strada per affrontarla anche per noi oggi, staccandosene totalmente, e se sì, se fosse possibile in qualche modo. L'ultimo, se non disturbo, grazie. No, volevo giusto fare una piccola considerazione sullo sperimentalismo che prima se ne stava parlando, circa appunto su come la forma nel Novecento, e forse questo ritorno a tradizioni e certezze più ottocentesche rispetto a novecentesche ai giorni d'oggi,
chiedo anche se possa essere giustificata dal fatto che arriviamo intorno agli anni 70 a un livello di sperimentazione, che io parlo in prosa con Petrolio di Pasolini, che forse è non soltanto l'epitaffio dell'ideologia, ma anche il massimo di voler ricreare e dare una rappresentazione personale, che ovviamente è quella di Pasolini, che aveva una personalità unica, di quella che vuole essere appunto la società italiana, con la parola epica, appunto mitica, che Wuming contesta e che invece Pasolini fa sua a pieno della parola, in quanto proprio dietro la parola poetica di Pasolini pensa tutta la parte in cui c'è il ritorno dal viaggio di lavoro nei paesi arabi per il petrolio, in cui torna e fa tutta la denuncia della situazione italiana, da Feltrinelli alla politica televisiva, ha anche la pochezza di quella che è le reali esistenze. L'episodio di una parata del Partito Comunista viene reso in termini molto comici, quasi grotteschi, in una parte del romanzo, e appunto andando verso un autore più vicino a noi come tempi, cioè Saramago, per quanto comunque sia in senso portoghese, ma comunque è sempre stato attento anche a qual è la situazione politica italiana. Una delle ultime cose che ha fatto prima di morire è scrivere una lettera a Berlusconi, riprendendo Cicerone, iniziando fino a quando continuerà ad abusare della nostra pazienza. E appunto uno scrittore come Saramago, che invece si pone su questioni politiche in una maniera molto esplicita, nel senso che il seguito ci cita, oddio, saggio sulla lucidità, in cui appunto in una tornata elettorale come quella appunto che si avvicina come a noi, in cui l'incertezza sembra regnare sovrana, i cittadini decidono in massa appunto di votare scheda bianca, e Saramago appunto le sue grandi capacità appunto di scrittore si nasconde appunto dietro la massa dei cittadini, riprendendo il personaggio Cecità, che è un romanzo che comunque invece più che politico lì era proprio, voleva sottolineare quasi la dimensione cattiva proprio quasi della natura umana, e appunto che denuncia chiaramente, senza giri di parole, senza allegorie come possono essere quelle pasoliniane, che per quanto appunto siano raffinate, per quanto siano giustissime, però hanno per forza bisogno di qualcuno che le esplichi rispetto a come sono scritte sul romanzo, specie in un romanzo come Petrolio, che vuole essere un antiromanzo, in cui proprio la stessa forma, lo stesso fatto che questo romanzo non inizia e una pagina bianca prima di quella che è poi l'introduzione, giustifichi proprio il fatto che adesso ci sia un ritorno ai romanzi storici, giornalistico-documentaristici. Penso a Saviano, ma penso anche a Vasta, Giorgio Vasta, giornalista di Repubblica. Il suo primo romanzo è Il tempo materiale, che riprende tutto quello che è il 1980-81, quindi l'anno della morte di Moro, in una chiave molto poetica, nel senso della storia di tre ragazzini che si immedesimano giovani BR, e proprio anche su quello che è il valore del linguaggio, di quello che il linguaggio che le BR utilizzavano per incidere in quella che era la realtà italiana e per differire rispetto a quella che era la normale comunicazione. E appunto adesso a Saviano, che appunto sono le due facce della medaglia appunto del romanzo storico documentaristico, che però, se Saviano vuole essere più giornalistico possibile, un autore come Vasta, che pure è un giornalista, invece mitizza e poeticizza anche lì, senza alcune parti, sono molto allegoriche, molto più vicine appunto a Pasolini rispetto a quello che è il Saviano, che comunque sono entrambe denunce rispetto a quella che è attualmente la situazione italiana. La ragazza che parlava prima della giustificazione sia della letteratura che della ricerca in campo umanistico. Forse perché io faccio una ricerca che non saprei assolutamente giustificare, ma no, mi colpisce un po', minimamente, ma non solo dal punto di vista politico, anzi. E no, la questione che poni tu ha un po' a che fare con una cosa sulla quale qui dentro ci interroghiamo molto, ma soprattutto là fuori si interrogano molto, cioè quello della valutazione in qualche modo, no? E cioè, in campi come l'arte, la letteratura, ma anche la ricerca, tu dici umanistica, ma secondo me anche scientifica, come trovare dei criteri
per cui decidere, diciamo così, questo sì, questo no. E allora, intanto anche la migliore ricerca scientifica si produce con i finanziamenti a fondo perduto, questo è risaputo, insomma, in pochi paesi ancora che lo fanno, come la Danimarca, che mentre impiedi centri di ricerca pubblici, strafinanziati, dove non c'è già un chiaro obiettivo di ricerca che produca un qualcosa, con un ritorno economico, eccetera, poi lì spesso si producono degli avanzamenti, diciamo, non solo tecnologici, ma di conoscenza, tra i migliori del mondo. Ma in campo umanistico o letterario addirittura mi sembra ancora più difficile, e non penso ci sia bisogno di una giustificazione politica, utilitaristica di alcun tipo. Anche perché, per esempio, autori che amo molto, non so, come Gianni Celati o altri, hanno fatto del scrivere a perdere, diciamo, come dicono loro, un po' quasi una bandiera, o sono stati spesso accusati in qualche modo anche di scrivere, diciamo, accusati di disimpegno, no? Pur scrivendo in anni dove invece c'era la scrittura era molto impegnata, anche, diciamo, pubblicamente impegnata, e tanti scrittori tenevano in mano molte bandiere. Ad esempio, io credo che in tanti di questi testi ci siano poi invece non dei valori, ma neanche degli insegnamenti, però degli elementi che per la vita di una persona, di un lettore, eccetera, siano poi fortemente politici, forse non nell'immediato, non prendono parte a un dibattito contingente, eccetera, forse questo li fa durare di più, spesso, forse li può far diventare eventualmente dei classici, come è successo ad altri libri, insomma, di autori dell'Ottocento che non per forza si ponevano un obiettivo, poi ci sono anche stati quelli che l'hanno fatto, ma diciamo il disciplinamento e la dichiarazione di intenti a priori in campo artistico e in campo di ricerca mi spaventa un po' perché è poi la retorica che utilizza ad esempio un governo come questo nel voler riformare appunto il mondo della ricerca universitaria su basi di merito e valutazione, quindi diciamo l'applicazione di criteri oggettivi in campi che a mio parere non possono prevedere criteri davvero oggettivi, okay? Però la ricerca umanistica invece sì. Ma io non credo, perché i criteri che tendono ad applicare politica non politica in senso. No, ma ti faccio degli esempi, no? Allora, i criteri che mettono ora per la valutazione dell'operato di un dipartimento, anche, no? Sono di vario tipo, spesso sono anche quantitativi, ok? Ma insomma, io non faccio filologia classica, però immagino che, non so, il numero di persone che si interessano allo studio dei papiri nel mondo non sia esattamente lo stesso di quelli che si interessano a studi di altre cose, no? Allora, secondo un certo tipo di criteri, un dipartimento di filologia classica va chiuso, cioè non rende, non produce. Questa è una buona idea. No, pure da un certo punto di vista. Pure. Che poi è quello che in realtà esprime il rettore a Bologna. Però diciamo, sotto questo tipo di criteri, penso che un papirologo, insomma, forse fa fatica a dirti, tra l'altro prima ancora di portare a termine la sua ricerca, se quella ricerca produrrà davvero un qualcosa di calcolabile, di utile, di cioè penso che sia un po' complicato, no? Penso che più libertà c'è nel campo della ricerca, della letteratura, dell'arte, eccetera, più ci sarà poi la possibilità di produrre qualcosa di davvero valido, no? Cioè l'Italia ha dei calciatori bravissimi, io non ne frega nulla di calcio, perché tantissima gente gioca a calcio in qualche modo, cioè nel diffondersi, nel dare possibilità a tanti di fare certe cose, poi vengono anche fuori in qualche modo i risultati migliori. Mettere dei paletti invece arbitrari, perché sono sempre arbitrari, è difficile. Invece è quello, perché dare una giustificazione non toglie assolutamente la libertà, anzi ti dà più libertà, perché tu. Ma dipende da chi la devi dare, con che criteri quella giustificazione viene considerata valida o meno, ad esempio. È chiaro che devi trovare criteri, cioè tu puoi scegliere di studiare qualunque cosa, anche le sedie in letteratura. Sì, però io devo sì. Dare una giustificazione, cioè. Perché per te a chi la devi dare? Questo si trova la giustificazione, spesso sta in alto. Però davvero sempre dipende a chi devi giustificare la tua ricerca, a te stesso secondo me, e basta, cioè, unicamente. No, perché una volta che io l'ho trovata ed è vera, non è che l'ho trovata solo per i ma è vera in che senso? Dove sta la verità nello scrivere un romanzo o nello studiare un romanzo? Cioè, sono appunto dei criteri che faccio fatica. Nel senso che un lavoro è serio se ha delle giustificazioni, nel senso che ha delle ripercussioni vere sul lavoro, inteso come storia letteraria, inteso anche come. Non so come spiegare, però.
Io credo che sia proprio difficile dare l'idea di lavoro, cioè di serietà, di verità, cioè sono tutte categorie che applicate allo studio letterario, addirittura alla produzione letteraria, sono molto molto opinabili. Cioè, c'è sempre qualcuno che decide che quella cosa lì è seria e un'altra no, e quel qualcuno lo fa con criteri suoi. Sì, no, volevo inserirmi anch'io su questo perché volevo fare una precisazione, cioè non è vero che la ricerca scientifica, intendendo per scientifica le scienze dure, è sempre giustificata o finalizzata, non è vero affatto, perché la ricerca di base è proprio il contrario di questo, e infatti ha dei grossi problemi di finanziamento, perché quelle che le ricerche che vengono finanziate sono le ricerche più applicative, che hanno grossi interessi in ambito farmaceutico, eccetera, eccetera. Quindi questo è molto pericoloso, pensare che si debba finalizzare necessariamente o giustificare la ricerca sia in ambito scientifico che in ambito umanistico, perché la ricerca è, credo, soprattutto un fatto di sperimentazione, una pratica di sperimentazione, di esplorazione, di ricerca di nuove vie, e che appunto uno non può sapere se si troveranno oppure no finché non si mette sul campo a lavorare. Non si può mai partire, come dire, da zero, dal vuoto assoluto, no? Cioè, il problema è che tu, quando cominci una ricerca, hai alle spalle una serie di altre esperienze, quindi queste delle premesse, quindi queste possono fornire, diciamo, una forma di motivazione, vorrei dire, non userei il termine giustificazione. Le motivazioni della ricerca, questo già mi sembra una cosa su cui potremmo discutere, e soprattutto magari anche interrogarci su quella che può essere la funzione della ricerca, perché il fatto che si debba rispondere solo a se stessi, anche questo non mi sembra forse una... cioè, ma che essere dentro un campo sociale, come dire, di interlocuzione con altri soggetti, questo è sicuramente un elemento importantissimo da mettere in campo, che può spiegare anche il significato del lavoro di un ricercatore, perché se lavori individualmente un attore d'avorio è chiaro che è un po' difficile. Poi no, dopodiché secondo me ci sono esempi che ci potrebbero, come dire, far pensare anche al fatto che per fortuna c'è stato lo Tremont, per dire, che è uno che in vita non ha letto nessuno, ma finché non hanno scoperto i surrealisti, quello era proprio fuori dal mercato, no? Vabbè, no, in effetti ha dovuto pagare per essere pubblicato, ma insomma, vabbè, questo. E poi invece sull'altra questione del New Italian Epic, su cui sono sostanzialmente d'accordo con quello che diceva Donata. Mi chiedevo se non sarebbe utile introdurre in questo discorso una categoria, cioè, dico, sono d'accordo nel senso che mi pare che sia una cosa, un elemento che può servire a descrivere un fenomeno, ma in modo abbastanza, diciamo, esteriore, che non permette di distinguere tra diverse esiti, diciamo, di questo tipo di approccio. E mi chiedevo se invece una categoria utile non potrebbe essere quella di riprendere, ma lo chiedo a voi che siete chiaramente specialisti in questo campo, io leggo poco narrativa, quindi ma introdurre questa categoria, reintrodurre questa categoria beniaminiana della differenza tra romanzo e tra romanziere e narratore. Non so, perché il fatto di utilizzare i materiali, il montaggio dei materiali va molto nella direzione del narratore più che del romanziere, che forse, cioè, invece rimanda a un concetto idealistico, diciamo, della letteratura, però non lo so, perché poi c'è il caso Flaubert che chiaramente rimette tutte le cose in discussione. Non so se c'è qualcun altro che vuole parlare dal pubblico, se no riporto. C'è il tuo? Sì. No, le domande sono tantissime, no, per legarsi a questi ultimi discorsi. Secondo me forse non vi siete capiti del tutto, io adesso sto sul famoso punto archimedico, quindi osservato dall'esterno. No, nel senso che secondo me ci sono due piani, cioè c'è un piano, se vogliamo, teorico in qualche modo, e anche metodologico, cioè nel senso che secondo me quello che lei dice, io sono d'accordo su una cosa di fondo, cioè nel momento in cui si fa una cosa, è il discorso politico che si faceva prima, cioè tu lavori all'interno di un campo, di una situazione, di un punto di vista, e diciamo
devi, secondo me, essere consapevole, non necessariamente esplicitare, dichiarare, fare proclami, ma essere consapevole dei presupposti che ti guidano, appunto, per anche decostruire certe strutture linguistiche che in qualche linguistiche, culturali, interpretative che in qualche modo ti abitano. Il termine giustificazione forse non è adatto, nel senso che non si giustifica quando è in colpa, quando ha fatto qualcosa che non va, quindi lo eviterei. Motivazione è più adatto. No, c'è invece l'altro piano è quello più tecnico, politico, ideologico, che sta devastando la situazione attuale, che è legato a questa logica, che è una logica vagamente mercantile, appunto, applicata alla ricerca nei suoi vari risvolti, e che ti impone, appunto, appunto in questa logica aberrante, una produzione indiscriminata, appunto, pubblica, si valuta tanto al chilo, tanto nessuno legge, poi di fatto, quindi qualunque cosa sia, Donate io abbiamo il sogno, lo faremo, no, non dobbiamo dire, no, vabbè, è una beffa, però poi ci riusciremo, a questi valutatori, cioè, con una cosa aggiuntiva, tenetela ben presente, visto che prima si parlava di università, di cosa si fa qua dentro, eccetera, con una cosa aggiuntiva, perché queste ultime pensate, nei loro aspetti tecnici, comportano una cosa devastante, cioè che la valutazione sarà sempre più e quasi esclusivamente sulla ricerca, quindi anche a livello, diciamo, microfisico, diciamo, di psicologia del singolo ricercatore docente, ci sarà sempre più uno spostamento, un investimento sulla ricerca, quindi scrivo, scrivo pubblico, qualunque cosa sia, per buttarla dentro quindi questi sistemi ed essere valutato, perché poi arrivino i finanziamenti e così via. Della didattica nessuno parla, assolutamente nessuno parla. Adesso è partito questo macchinario infernale delle abilitazioni per l'ingresso all'università, l'esperienza didattica non vale assolutamente nulla, nulla di nulla. Per gente che deve andare a insegnare, tutto sommato, qualcosina, questo dovrebbe contare. Quindi, vabbè, qui c'erano tantissime altre cose, non lo so. Io volevo aggiungere qualcosa, sempre tre cose ho, diciamo, ritenuto di quelle che sono state dette. La prima è quella più attuale in questo momento, cioè in questi minuti, che è questo problema della ricerca, che è molto complicato, secondo me, più complicato di come potrebbe sembrare. Nel senso che anch'io credo che la parola giustificare sia fuori luogo, però anch'io credo che il problema che ha posto la ragazza non sia un problema irrilevante, e non credo che la ricerca sia qualcosa, appunto, sia solo uno spazio di libertà. Io non sono, questo forse è un po' impopolare, io non sono contraria in linea di principio al fatto che la ricerca, anche umanistica e in generale universitaria e comunque finanziata dallo Stato, sia valutata nella sua qualità. È molto difficile valutarla, però secondo me non è di per sé sbagliato che si valuti la qualità dei risultati prodotti sulla base di un investimento di denaro pubblico. Secondo me il principio ha una sua sensatezza, anche se è molto difficile trovare dei criteri di valutazione, e anche, non è solo una questione di criteri, molto difficile anche trovare proprio dei dispositivi, diciamo questa bella parola che una volta era molto, subito suscitava una serie di... E cioè proprio delle macchine in qualche modo che funzionino realmente e che valutino la qualità di ciò che si fa, no, di ciò che si pubblica, per esempio, perché la qualità di ciò che si pubblica in ambito universitario varia molto, si pubblicano delle cose ottime e si pubblicano delle cose molto meno buone, questo sia perché ci sono studiosi migliori o peggiori e sia anche però perché ci sono persone che lavorano più seriamente e meno seriamente, più lentamente, meno, più attentamente, cioè ci sono, e questo è un problema, ma ce n'è anche un altro, secondo me, e cioè che ripensare la funzione della cultura umanistica oggi è un compito che, secondo me, a chi si occupa di questioni, chi studia, diciamo, nel dominio umanistico, non può sfuggire, perché comunque noi siamo eredi di un sistema di organizzazione del sapere e di una serie di valori attribuiti alla formazione umanistica
che sono dei valori che, non, che coincidono e corrispondono a una società che oggi non esiste più. E questo è un fatto su cui bisogna riflettere, secondo me. Cioè i valori di, sono da una parte di formazione individuale, di crescita individuale, ma dall'altra sono anche dei valori di capitale culturale, per dirla con Bourdieu, di distinzione, per dirla con Bourdieu, e associati al sapere umanistico diffuso, perché una volta il sapere umanistico era il fiore all'occhiello di tutti, non solo degli umanisti, no? C'era il notaio che citava Sofocle in greco, c'era il medico che era in grado di citare Shakespeare, quindi aveva una connotazione sociale e apparteneva questo valore a un mondo in cui l'accesso al sapere era molto ridotto, in cui l'università era un fatto di elite, in che si in qualche modo riproduceva a livello familiare. Poi non è più stato così, c'è stata alla fine degli anni 70, lo sappiamo tutti, una rottura fortissima. L'università è diventata un'università di massa, quello anche che poneva l'intervento della signorina lì, e questo ha cambiato tutte le carte in tavola profondamente, diciamo, ha cambiato il livello delle persone che studiano, lo ha reso molto più differenziato al suo interno e ha anche fatto crollare in qualche modo i vecchi valori della formazione umanistica, per non parlare di una serie di fenomeni storici che hanno messo in crisi l'umanesimo, diciamo così. Insomma, adesso non vorrei essere apocalittica, però voglio dire, quello che la scuola di Francoforte ha detto dopo la Shoah un pochino rimane, cioè che la Germania, che era la patria di Goethe, è stata anche quella che ha prodotto, diciamo, una macchina di sterminio assolutamente efficiente. Cioè, questo piccolo problema rimane, diciamo, che ci interroga, oltre al fatto che io, ridendo, lo dico sempre e continuo a dirlo, conosco tanti umanisti a cui la cultura umanistica non ha fatto bene, mi dispiace, lo voglio dire, in cui non sono diventate delle persone straordinarie, no. E questo è un dato empirico, no? È un dato molto empirico, su cui però ogni tanto mi interrogo, perché mi chiedo, allora forse tutto questo contributo alla formazione individuale poi non lo dà studiare certe cose, perché mi guardo intorno, dico, non lo so, cioè, adesso, a parte le battute, però secondo me, adesso no, tornando seriamente, queste trasformazioni sociali ci chiedono di ripensare perché studiamo letteratura, non perché dobbiamo giustificarla. Io sono